Allora, ma come funziona il canale del doppiaggio? Ogni premio, ogni categoria, anzi, concorre per due premi. Un premio l'avete assegnato voi grazie a una votazione online, quindi grazie ad internet, e sul sito le vostre preferenze. Quindi per questo vi ringraziamo, perché siete stati numerosissimi anche quest'anno. E un altro premio invece per ogni categoria sarà assegnato da una giuria, anzi è stato già assegnato da una giuria, la giuria è stata poc'anzi presentata, quindi sono loro gli artefici del premio della giuria. Esatto. Io direi che vi posso... Minuto, ciao. E io vi lascerei così che iniziamo, se fatta la scelta. Facciamo un applauso a Mirko, che lo ritroveremo poi nella seconda parte con i cartoni animati. Ciao Mirko, grazie. Ciao Raggio Fotonico. Sediti comodo, tra un quarto d'ora raggiungerà una sedia. Noi intanto andiamo avanti e presentiamo il primo premio della serata. Il primo premio della serata è la miglior voce femminile. Leggiamo subito chi erano in nomination. Ma perché stiamo andando indietro così come i gamberi? Perché sennò non si riesce a leggere. Alessia Mendola per Inception. Irene Di Marmo per Beautiful. Gemma Donati, Miral. Ho detto bene, se non mi strilla. Valentina Mari, Wall Street 2. Ludovica Modugno, Burlesque. Roberta Paladini, Il mio nome è Khan. Roberta Pellini per Carissima me. And the winner is... Alessia Mendola e Ludovica Modugno in ex aequo. Premio ex aequo assegnato dalla... Modugno e per Alessia Mendola, Gemma Donati. E mentre loro si avvicinano, noi ci vediamo una clip. Una clip. Vai con la clip. Tutti di là. No, io vado di qua, che lo dovevo essere di qua. Eccoci. Però avevamo detto che eravate un pubblico caldo, già. Cioè, ma si sono commossi. Commosso l'interpretazione. Vi presentiamo Alessia Mendola. Sì, l'alter ego di Alessia Mendola, non scherziamo, è Gemma Donati. Intanto diamo le targhe. Ecco qua. Allora, a questo punto fare una domanda a te su come è stato vincere questo premio. È inutile, non so se hai qualche comunicato importante da parte di Alessia. Nessun comunicato importante, solamente ringrazio tutti, solo che non è potuta venire per motivi di famiglia. Ah, il figlio che ha 39 e mezzo di febbre. Niente di che. È stato bello doppiare Inception? Ma guarda, molto, molto tesoro lavorare con Leo. Ho detto Miral, l'ho detto solo per te, mi ha sgridato centinaia di volte perché dicevo Miral, quindi l'ho scritto proprio. Miral, è come dire Isabel. Ho capito, non è che è colpa mia. Vabbè, lasciamo. Mettete nome facili che volete. Senti Ludo, invece a noi ci hanno detto che probabilmente se avessi vinto ci avresti fatto vedere del burlesque. Quindi ora il palco è tuo, noi ce ne andiamo. Povero pubblico, perché io sono fuori catalogo, non posso fare tutto ciò. Vogliamo dire tutte le attrici che hai fatto, la grande carriera che hai, non solo teatrale, ma questa è una signora del doppiaggio, è mica è una così grandissima doppiatrice, direttrice di doppiaggio, dialoghista, grandissima attrice. No, dialoghista no, quello è tuo fratello. No, no, ma lui non è bravo, via. Non è vero, Modugno, scherzo, lo sai, però. No, però insomma, in te c'è racchiuso tutta l'arte, tu sei, personifichi l'arte, quindi ma è il primo riconoscimento, no? No, beh, io ho cominciato nell'Ottocento, quindi praticamente sarebbe un po' difficile dire tutto quello che ho doppiato, da Marcellino Panepino in avanti, ecco, quindi insomma è un po' lunghetto. I fan di Marcellino Panepino. Sai che è una battuta? È caduta! Siccome mi mancavano i denti, avevo la F, la dice di mamma non ne ho nessuna. Ecco. E comunque no, ho avuto però pochissimi premi e devo dire che il premio precedente che ho avuto è stato circa 20 anni fa, sempre per Cher. Si vede che le altre che doppiano non gliene frega niente a nessuno. E comunque
comunque Cher, diciamo che è una delle voci che ho sempre seguito, mentre le altre ho fatto così insieme a tantissime validissime colleghe come Glenn Close, come la Thompson. Io ringrazio prima di tutto la giuria, che è fatta da colleghi che stimo moltissimo, per cui mi fa molto piacere che mi abbiano votato. Ringrazio ovviamente il pubblico online, anche loro hanno votato? Oh. Beh, qualcuno sì, però. Sì. Poi ringrazio il direttore di doppiaggio, perché è un lavoro di collaborazione, quello gli si deve, Marco Mete. E poi devo dire, devo ringraziare anche Cher, perché con lei non ci sono problemi di sync, è talmente tirata che la bocca non la muove proprio. Grazie. Va bene, grazie. Grazie mille Ludo, grazie Gemma Alias. La ricordavo diversa, sì, Alessia Amendola. Io pure Alessia Amendola Modugno. È come Mogol Battisti. Vabbè.